Benvenuti e bentornati alla maratona. Oggi, maratona numero 21, parleremo delle dichiarazioni di nullità delle delibere Superbonus. In particolare rispondiamo alle vostre domande che durante l'estate ci sono arrivati tantissimi quesiti. Lo faremo come sempre con il nostro ospite di questa puntata, ovvero il dottor Ivan Ciao Giordano. Ilaria, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buongiorno Ivan, giurista d'impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Bene, allora, innanzitutto auguriamo un buon rientro dalle ferie a tutti perché appunto si rinizia con il nostro palinsesto della ICAF TV e iniziamo appunto con questa maratona. Maratona perché sono arrivati veramente tantissimi quesiti durante l'estate e quindi assolutamente andiamo a riscontrare le domande, diciamo che abbiamo raccolto, abbiamo selezionato i 5 frequenti quesiti che evidentemente vi tormentano perché ci avete scritto veramente in tantissimi. Quindi, Ivan, vogliamo introdurre qualcosina? Sì, allora, questo nuovo format della maratona, composta da 5 quesiti, in maniera tale da non trattenervi per troppo tempo, consentirvi di mandare avanti e indietro la puntata su YouTube, magari state percorrendo la strada da casa al lavoro, ascoltate il primo e il secondo quesito, poi riprendete dopo dal terzo. 5 quesiti e tendenzialmente così saranno le maratone nel prossimo futuro. Abbiamo razionalizzato molto il format. Ma perché? Perché ci siamo accorti che le decine e decine e decine di richieste di consulenza che ci arrivano tutte le settimane hanno degli elementi in comune. Allora abbiamo detto, proviamo a scremare alcuni quesiti e tramite la ICAF TV dare risposta. Poi il vostro caso di specie merita un approfondimento specifico. Scrivete a consulenze chiocciola istitutoicaf.it e in quel caso avremo l'occasione di approfondirlo nel dettaglio. Però state attenti perché questi 5 quesiti in realtà vi consentono di togliervi una serie di dubbi. Ma qual è il grande tema di oggi, Ilaria? Proviamo Se non sbaglio, una sentenza a vedere. Da lì parte tutto, da lì parte potrebbe essere tutto, una sentenza. Ok, eh? però Le non voglio gioie e i dolori che arrivano dalla dalle IC. prime sentenze di nullità delle delibere. Ecco, bene, ma adesso poi le leggiamo. E no, prima di iniziare a entrare nel merito proprio della maratona, appunto un mini refresh per quanto riguarda la nostra formazione, perché oltre alla ICAF TV che ha ripreso con le sue puntate, ovviamente ha ripreso anche tutta la formazione. Soprattutto vi invito al seminario che ci sarà riguardo il bonus fiscali 2023-2033, che avrà inizio il 26 settembre dalle 9 alle 13, sempre le nostre 4 ore, valido ovviamente per il DM 140, accreditato anche al CNF, quindi anche al Consiglio Nazionale Forense se ci sono avvocati interessati a partecipare. Ecco, oltre a questo ovviamente ripartono tutti quei famosi corsi col finanziamento di Regione Lombardia per quanto riguarda le imprese con partita IVA aperta in Regione Lombardia e anche quelli per i disoccupati. Per qualsiasi informazione scriveteci a formazione@istitutoicaf.it. Per tutto quello che concerne invece quesiti per le prossime maratone, ovviamente la mail tv@istitutoicaf.it è sempre attiva, quindi scriveteci lì. Bene, possiamo Bene, iniziare. entriamo nel vivo. Ok, allora, quindi 5 quesiti, andiamo col primo. Quesito numero 1. Un fondo speciale sottostimato o assente può essere un motivo di nullità della delibera? Quindi i 5 quesiti riguarderanno la dichiarazione di nullità delle delibere Superbonus, no? Dicevamo. E il termine nullità della delibera è un termine estremamente inflazionato. Chi non conosce la differenza fra delibera nulla e delibera annullabile usa in italiano il termine nullo per sintetizzare l'invalidità di una delibera. In realtà gli effetti giuridici o le cause che possono comportare la nullità di una delibera sono estremamente differenti. Il quesito 1 che ci pongono molti amici da casa è se un fondo speciale, 1135 numero 4, sottostimato o assente, direi che sulla domanda assente, la risposta è abbastanza scontata. 1135 numero 4 è una previsione normativa inderogabile che prevede che in assenza del fondo straordinario la delibera sia invalida al punto tale da essere esposta a nullità, quindi la peggiore gerarchia delle invalidità. Ma se invece il fondo è sottostimato, allora la sottostima può avvenire per due motivi. Può avvenire perché ho omesso di considerare dei costi al momento della delibera,
O può avvenire perché alcuni costi che hanno una componente di variabilità sono variati e conseguentemente lo devo riadeguare. Nel primo caso, se io ero già a conoscenza o sarei potuto essere a conoscenza di costi che sarebbero rimasti a carico dei condomini e semplicemente per trasmettere il messaggio del tutto gratis ho omesso di palesarli, beh, evidentemente quella delibera è invalida, perché i condomini hanno assunto la delibera nella non consapevolezza che quei costi si sarebbero dovuti sostenere e l'amministratore non ha conseguentemente accantonato il fondo che è previsto per legge che debba essere accantonato. Diverso è se io approvo una delibera in epoca di tassi prossimi allo 0% e oggi abbiamo i tassi di attualizzazione che hanno un effettivo anno attualizzato intorno al 5, 5,5. Prima erano 0, adesso sono 5, abbiamo tenuto in ballo il superbonus per 2 anni, per 3 anni, è partito il cantiere, prima non ho considerato il tasso di attualizzazione, oggi l'amministratore deve inevitabilmente accantonare il fondo. Quindi se la sottostima è una sottostima derivante da elementi e circostanze che non potevano essere prese in considerazione al momento della delibera, non si può dire che la sottostima del fondo generi l'invalidità. Occorre però che l'amministratore convochi un'assemblea, si faccia ratificare il nuovo fondo, perché altrimenti poi interpello 1342 della DRE Emilia Romagna, chi non paga le quote che debbono rimanergli a carico non ha diritto alla maturazione del bonus. Quindi quegli amministratori che strizzano l'occhio all'assemblea, dicono non vi preoccupate, ci pensiamo noi a fare in modo di non farvi collocare nulla a carico, così almeno paghiamo tutto il credito d'imposta, chiaramente voglio dire, non stanno facendo il bene del condominio, stanno inducendo i condomini ad accertamenti fiscali. E qui so già che partiamo con il terrorista, che porteranno l'Agenzia delle Entrate a procedere esecutivamente sul patrimonio immobiliare dei condomini. E per avere 4 serramenti gratis, il fisco porta via la casa ai contribuenti, perché questo è quello che si vedrà tra qualche anno. Se qualcuno dei nostri amici da casa, oggi coinvolto dai bonus fiscali, dovesse trovarsi nella situazione che abbiamo descritto, fondo non accantonato o fondo sottostimato, e ancora mette come lo struzzo la testa sotto la sabbia e voglio dire, chi è causa del suo mal poi pianga se stesso. Bene. C'è un altro quesito? Sì, ce ne sono altri 4. Era solo il primo questo. Ce ne sono altri 4. Allora, quesito 2. Allora, abbiamo accennato prima di una sentenza del Tribunale di Bergamo, di cui poi... Io me la sono portata qua. Ecco. Stai parlando della sentenza 1348? Lei. Del 2023. Lei, esatto, proprio lei. Del Tribunale di Bergamo, appunto, dicevamo, è vero che è destinata a far saltare tutti i super bonus? Ma allora, non essere terrorista, Ilaria. No, no, io. È la prima sentenza che abbiamo in materia di fondo speciale, con riferimento al quesito precedente. Nulla la delibera super bonus che non prevede, in presenza di un'obbligazione, in presenza di un impegno contrattuale, sebbene non scritto, in presenza, nelle more del processo, del creditore che dice ma io non avrei chiesto niente al condominio, era il progettista che ha fatto lo studio di fattibilità, o il contratto è a 0 euro e allora non c'è obbligazione. Poi occorre capire dove sei nell'ACMA, ti faccio il lavoro a fronte di che cosa? O il contratto ha un'obbligazione e allora va accantonato il fondo, punto e basta. Dichiarata nulla la delibera super bonus che non ha visto accantonare il fondo non sui lavori, che è scontato, ma addirittura su l'asserita gratuità, asserita perché poi contrattualmente non lo era, asserita gratuità dello studio di fattibilità. Quindi qualunque onere contrattualmente generi un'obbligazione, questa obbligazione implicherà un cash out, quindi un flusso di cassa in uscita. Il cash out implica che i condomini devono farsene carico, ergo quella delibera è valida se c'è il fondo. Quindi tutte le delibere super bonus potrebbero saltare? Dipende dalla volontà dei nostri amici da casa, perché la nullità è eccepibile in ogni tempo,
Quindi i 30 giorni, eccetera, sono temi da annullabilità. Quindi se oggi un amico da casa vuole far saltare una delibera superbonus con i ponteggi montati, lo può fare, nel caso in cui fosse stato sottostimato o addirittura non determinato un fondo. Bene. Allora andrei con diretta al quesito 3. Quesito 3, quali sono gli effetti di una dichiarazione di nullità della delibera e chi può dichiarare la nullità della delibera? Sono due domande queste. No? Sono due quesiti, sì, ne avrei anche un terzo sotto quesito. Avete pagato per rispondere a 5, però, in una me ne mettete 3. Ovviamente, c'è pure un sotto quesito, Ah, quindi un sono terzo. La 3 ne il quesito 3 è composto da 3, giustamente. Vabbè. Il momento in cui la delibera viene dichiarata nulla incide sugli effetti giuridici e sostanziali della stessa? Mi concentro. Dai, però sono collegate, quindi è una sola. Vabbè, mettiamola così. Hanno capito i nostri amici da casa che mi porti qua la ICAF TV dicendo saranno soltanto... Io li ho raggruppati, però c'erano tante domandine. Saranno soltanto 5 semplici domande, poi non sono 5 e non sono semplici. Devi portare uno veramente preparato se vuoi rispondere a queste domande. Non devi ospitare me. Allora, vediamo un attimino quali sono gli effetti di una dichiarazione di nullità di una delibera. Allora, la delibera può essere dichiarata nulla da un giudice, nessun altro può dichiararla nulla, no? Fa un po' sorridere chi dice, questa delibera è nulla. No, questa delibera si espone a profili di nullità. Solo il giudice può dichiararla nulla. Non può dichiararla nulla un condomino, non può dichiararla nulla Ivan Giordano, non può dichiararla nulla l'amministratore. Se un giudice si esprime, il giudice si esprime se qualcuno agisce in giudizio. Quindi una delibera non potrà mai essere nulla se nessuno ne eccepisce in giudizio la nullità. A un certo punto il giudice in quanti anni si esprime? 3 in un tribunale efficiente, 4, 5, 6 anni in un tribunale meno efficiente. I lavori sono eseguiti, i ponteggi sono smontati e magari sono già in causa per le facciate fatte male o per il primo colpo di vento che ha portato via un pezzo di cappotto. E arriva la sentenza del giudice che dichiara nulla la delibera. Quindi, ti ho risposto a una domanda, chi può dichiarare la nullità? Solo il giudice. Quali sono gli effetti? La delibera dichiarata nulla fra 4 anni è come se non fosse mai esistita, quindi gli effetti sono ab origine. Ora, se noi andiamo in qualunque sito di divulgazione online o articoli tecnici, troveremo che i due macro requisiti per poter accedere al superbonus a seguito del decreto aiuti quater dello scorso anno erano delibera e CILAS ante 25. Certo, i due macro requisiti. Famoso, come l'avevamo chiamato il venerdì. Il Black Friday del venerdì nero del superbonus. Delibera e CILAS. Ma se la delibera viene dichiarata nulla, la delibera non c'è più, ho solo la CILAS. E quindi mi manca uno dei due presupposti per accedere al bonus. Voi sapete cosa succede a chi dovesse ricevere una dichiarazione di nullità fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni? Che l'Agenzia delle Entrate richiederà a tutti, interamente, con sanzioni, il bonus indietro, perché manca uno dei due requisiti per accedere alla maturazione del credito d'imposta. Quindi cos'è? Un'esortazione a farlo o un'esortazione a non farlo? Ma direi che se vi trovate nel vivo di questa cosa è meglio non svegliare il cane che dorme, da un lato. Dall'altro, se io fossi il condomino bullizzato in assemblea quando andava a dire c'erano gli oneri finanziari, i margini del General, i morosi, ha detto no, ma lei stia zitto che il nostro amministratore ha detto tutto gratis, la nostra impresa amica di un condomino, amico del progettista, ha detto tutto gratis e voi firmate qua e poi tutte le responsabilità rimangono in capo ai condomini, ecco, se fossi quello lì un po' bullizzato, io un'impugnazione per nullità oggi, così, anche solo per motivi statistici, ce la piazzerei, perché Bergamo ha già creato un filone che è perfettamente adesivo al consenso informato ICAF, che oggi è arrivato a 100 punti e che è nato come un decalogo, quindi erano 10 punti, eravamo dentro i motivi di nullità e Bergamo ha centrato in pieno quei motivi di nullità. Quindi voglio dire, attenzione, perché gli effetti sono ab origine. Il momento in cui la delibera viene dichiarata nulla incide sugli effetti giuridici e sostanziali della stessa, mi è chiesto come terzo subquesito, ovvio, perché se io ho una dichiarazione di nullità della delibera e non ho ancora firmato
i contratti, non so, la delibera impugnata 3 anni fa, arriva adesso la sentenza, non ho ancora firmato i contratti. Gli effetti giuridici sono la nullità della delibera ab origine, come se la delibera non fosse mai esistita. Gli effetti sostanziali saranno le spese legali, perché se non ho firmato i contratti, non ho avviato il cantiere, non ho altri costi. Ma se mi arriva la dichiarazione di nullità al secondo SAL su 3, o mi arriva quando ho finito i lavori, vi immaginate il disastro che può generare? Questo ve lo dico anche per non sottovalutare quei condomini che minacciano di impugnare per nullità. Perché vengono in qualche modo bullizzati, messi in un angolo, ridicolizzati. Beh, in tanti magari si sono rivolti a noi anche per avere un supporto, anche solo tecnico tributario, e nonostante questo purtroppo non sono stati ascoltati dagli altri. Quindi ecco, è importante anche questo aspetto, fateci caso, motivo per il quale ho raggruppato il quesito 3 in 3 subquesiti. Sì, perché alla fine... E tenete conto di una cosa, per gli avvocati presenti o per i nostri telespettatori che non sono avvocati ma che hanno un proprio avvocato, le nostre attività consulenziali sono di supporto tecnico-giuridico anche al legale. Assolutamente. Quindi, sì. Vi, con la nostra competenza verticale specifica, possiamo darvi un supporto professionale per migliorare l'impostazione della vostra posizione giuridica, sia che vi troviate dalla parte dell'amministratore, dalla parte dell'impresa o dalla parte del condomino, insomma, poi diventa il gioco delle parti. Verissimo. Quindi, andiamo avanti con il nostro quesito numero 4, quindi il nostro penultimo quesito, e... Ci hanno chiesto in tanti, la violazione di una norma tributaria può essere un motivo di nullità della delibera? Assolutamente sì, perché i motivi di nullità insistono tra gli altri nella contrarietà alla legge della delibera. È palese che la delibera non dirà facciamo un superbonus tutto gratis violando il fisco, ma un superbonus tutto gratis, e invito chiunque tra i nostri amici da casa o soggetti ai quali i nostri amici da casa gireranno il link del video, gli diranno, guarda al minuto numero, vai a vedere cosa dice Giordano. Allora invito chiunque dovesse avere in mano un super bonus tutto gratis, nel 98% dei casi quel super bonus tutto gratis starà in piedi sulla violazione di norme tributarie. Quindi se io per fare un super bonus a zero fondo o a fondo enormemente sottostimato, tornando al quesito 1, devo non rispettare norme tributarie che mi impongono al contrario di farmi carico di una serie di cose, i margini del genere, gli oneri finanziari, le quote dei condomini morosi, ovviamente poi le lavorazioni a bonus minore, eccetera, eccetera. Sto violando le norme tributarie. Quindi la delibera non conterrà una frase del tipo violiamo le norme tributarie, ma il solo fatto di deliberare un super bonus tutto gratis implica, con la più ampia probabilità, vi ho dato un 98, potrei dirvi un 99, 9 periodico, la violazione di norme tributarie. Quindi una assistenza tecnico-tributaria può dimostrare che quella delibera si espone a profili di nullità a causa della violazione delle norme tributarie. E quindi mi allaccio subito. Tra quelle più comuni di queste violazioni tributarie, quali? Nascondere gli oneri finanziari nelle lavorazioni con l'alibi che abbiamo rispettato i prezziari dei e listini mite, che è una delle più grandi sciocchezze che possano essere raccontate al condomino a tecnico. Eppure il condomino a tecnico è sentito dire basta che tu rispetti i listini e i prezziari e nessuno ti può dire niente. È chiaro che o chi ha dato o chi afferma queste cose afferma sapendo di mentire o semplicemente ignora tutta una serie di norme tributarie che non necessariamente appartengono alle competenze del tecnico inteso come l'ingegnere, l'architetto, il geometra o chi ha competenze di tipo edile e non ha competenze di tipo tributario. Bene. Un altro, i morosi che vanno misurati chiedendogli il fondo, ma se non gli chiedo il fondo non li misuro, non maturano il credito d'imposta. Affido al general contractor un lavoro, il margine del general non può essere pagato con credito d'imposta. Un bonus 110 nei momenti in cui era finanziabile nella misura maggiore con i crediti d'imposta era un bonus al 90, all'88. Un bonus 110 con i tassi di oggi è un bonus al 72, al 71. Quindi i bonus 110 tutto gratis sono in qualche modo un raggiro delle norme, salvo quello 0, qualcosa per cento che rappresenta i casi di scuola. Vero.
No, è vero più che altro perché, esatto, quasi tutte le persone che sono presentate da noi, anche solamente per hanno una questi verifica problemi. documentale, sono sempre messe delle criticità appunto da questo punto di vista, quindi assolutamente sì, motivo per il quale anche questo infatti rientra in uno dei quesiti più frequenti che ci hanno posto quest'estate i nostri telespettatori. Quindi siamo arrivati alla fine di questa maratona, quindi la maratona numero 21, adesso ci sarà una serie di maratone, da un po' che non tornavamo con la maratona, quindi adesso invece siamo tornati. E niente, io ringrazio il dottor Giordano per aver riscontrato i nostri quesiti. Grazie a te Ilaria e grazie ai nostri amici da casa che ci stanno mandando molti quesiti, ci stanno affidando molte consulenze. Ogni consulenza è l'occasione anche per noi per imparare qualcosa di nuovo, per fare approfondimenti e quindi creiamo poi dei casi, delle casistiche che nell'ambito della formazione ICAF condividiamo con tutti coloro che intendono formarsi con noi e nell'ambito della consulenza ci consente di essere sempre un po' migliori con il cliente successivo, perché si chiamano economie di apprendimento e con ICAF TV cerchiamo di fare, come dire, un servizio sempre più utile a voi che sempre più numerosi ci seguite perché siete diventati veramente migliaia, migliaia, migliaia e migliaia. E quindi se avete un quesito per la TV scrivete a tv@istitutoicaf.it, se avete bisogno di qualche informazione sui nostri corsi di formazione scrivete pure a formazione@istitutoicaf.it, se avete bisogno invece di una consulenza in qualsiasi materia inerente ai bonus fiscali, ma anche su altri argomenti che abbiamo già citato, ecco, in questo caso scrivete pure a consulenze@istitutoicaf.it. Per chi invece ancora non seguisse il nostro canale, mi raccomando, attivate le notifiche e seguiteci su ICAF TV, canale di YouTube. In maniera molto interessante, molti dei nostri argomenti vengono trattati congiuntamente e disgiuntamente anche dall'amico Diego Santi su Diego Santi Channel. Assolutamente sì, e quindi in automatico trovate anche il dottor Giordano che è stato intervistato dal professor Santi sul canale Diego Santi Channel, che vi invitiamo ovviamente a guardare, a fare un salto, ecco, sul e suo anche canale. A iscrivervi. E ovviamente iscrivervi. Quindi ringraziamo nuovamente tutti e ci vediamo alla prossima maratona.